Davanti tra poco l'appuntamento con l'informazione, Rissa 5 denuncia Caltanissetta. Cedolare secca al 10%, parla il sindaco Ruvolo. Green Block nasce un movimento spontaneo a Caltanissetta, tra poco. Bentrovati, nuovo appuntamento con l'informazione. Rissa 5 denuncia a Caltanissetta. Sequestrate armi e munizioni durante un controllo della polizia in via Napoleone Colaianni. A Caltanissetta nella mattinata di ieri i poliziotti della sezione volanti, dopo una richiesta pervenuta su linea di emergenza 113, si sono recati presso l'abitazione di un pensionato sessantenne, impossibilitato a deambulare, per ricevere una denuncia a domicilio. Il momentaneo handicap deriverebbe da un'aggressione che lo stesso avrebbe subito nella notte di venerdì scorso in via Napoleone Colaianni. Al termine della redazione del verbale, l'uomo diceva ai poliziotti che nell'ipotesi la violenza nei suoi confronti si fosse ripetuta, era pronto a ricevere gli aggressori poiché in possesso di due pistole regolarmente detenute. La dichiarazione metteva in allarme gli agenti, i quali a scopo cautelativo ritiravano le armi detenute dal pensionato. Nella circostanza veniva accertata la detenzione illegale di 36 cartucce. Così armi e munizioni venivano poste sotto sequestro. Per la rissa, i cui motivi restano da chiarire, denunciati oltre al pensionato altre 4 persone, 2 uomini e 2 donne, a vario titolo coinvolti nella scazzottata. Cedolare secca al 10%, parla il sindaco Giovanni Ruvolo. Approvata in giunta la cosiddetta cedolare secca al 10%, quali sono i benefici? Beh, questo è l'ultimo degli interventi che abbiamo fatto per agevolare chi vuole utilizzare i locali del centro storico per potersi appunto spostare dalla propria residenza lì. In pratica è un'agevolazione fiscale per i proprietari che si impegnano a mantenere prezzi di locazione stabili negli anni e contenuti nel costo. Quindi in pratica si pagherà una tassa unica del 10% e questo chiaramente agevola molto il proprietario, oltre ad agevolare l'inquilino perché gli consente appunto di avere garantito un prezzo di affitto stabile negli anni. Un ulteriore intervento che si affianca alla riduzione della TASI, della TARI, dell'IMU per chi si trasferisce in centro storico. Tutta questa serie di pacchetti pensiamo che potrà ripopolare il centro storico insieme a quegli interventi per la ristrutturazione che vede i benefici anche di mutui a tasso praticamente zero che eroga la Regione proprio per la riqualificazione. Ci crediamo molto al centro storico, stiamo investendo tantissimo e con piacere vedo che piano piano il centro si rianima e si sta ripopolando. Cosa possono fare gli interessati per saperne di più? Basta andare in qualunque sito che parli appunto della cedolare secca e comunque si può rivolgere agli uffici comunali, in particolare agli uffici del patrimonio per avere maggiori dettagli e per poter poi discutere con il locatario per attivare questa procedura. Green Block nasce un movimento spontaneo a Caltanissetta, con quali finalità lo scopriamo in questo servizio. Caltanissetta si è costituito un movimento spontaneo, si chiama Green Block, con quali finalità? Guarda, la finalità principale è quella di, diciamo, di mettere un punto fermo su questa questione dell'apertura di Corso Vittorio. Perché appunto appena abbiamo saputo che c'era questa volontà da parte dell'amministrazione, ovviamente ci siamo preoccupati, abbiamo detto ma com'è possibile, abbiamo appena finito di riqualificare, ripavimentare il tratto, con risultati devo dire buoni. Come mai questa scelta, cioè siamo tornati indietro, quindi diciamo in maniera del tutto spontanea
abbiamo deciso di mettere in piedi questo movimento. In quanti siete? Allora, i promotori del movimento sono 7. Abbiamo costituito una pagina su Facebook, abbiamo fino ad oggi circa 265 adesioni. Quindi lo scopo è quello, incontrarsi qui sabato sera per scambiarci delle idee, per vedere un attimino le persone se veramente hanno intenzione di fare qualcosa per dare forma e sostanza appunto alle istanze di cui parlavamo. Ci sono altri progetti per questo movimento? Sì, ci sono altri progetti, però al momento non ne parliamo perché iniziamo innanzitutto con questa prima attività che è importantissima e speriamo che appunto sabato abbraccino un po' questa causa molti molti nisseni. Reperti storici rinvenuti all'ex rifugio di Salita Matteotti, presentazione all'ex GIL. Oggi all'ex GIL una occasione per presentare due lapidi trovate all'ex rifugio. Sono importanti perché? Sono importanti perché fanno parte del basamento che sorreggeva le due statue dei re borbonici Francesco I e Ferdinando I, abbattute durante i moti del 1848. Si sono salvati soltanto i basamenti. Le lapidi inizialmente erano collocate all'ospizio di beneficenza, poi si persero le tracce e adesso le abbiamo ritrovate proprio nell'ex rifugio. Cosa raffigurano? Allora, intanto diciamo che sono state realizzate da Valerio Villareale, che è un allievo di Canova, uno scultore importantissimo in Sicilia, lo scultore di corte dei re borbonici. Raffigurano questa qui praticamente nella parte superiore, vedete che c'è lo stemma della città, lo stemma di Caltanissetta con una dedica al re. Nella parte inferiore invece ci sono due cornucopie incrociate, simbolo dell'abbondanza e della fertilità del territorio nisseno. La seconda invece raffigura nella parte alta una moneta greca, una moneta falsa che nel Settecento fu proposta per tentare, come dire, di identificare il sito di Caltanissetta con quello dell'antica Nissa. C'è la scritta Nisaion, però appunto si è accertato che si tratta di un falso settecentesco. Nella parte invece bassa c'è un cane, simbolo di fedeltà di Caltanissetta al governo borbonico. Caltanissetta appunto fu insignita del titolo di fedelissima e il cane testimonia questa fedeltà. Una grossa soddisfazione per la sovrintendenza? Beh, direi che è un fatto importante soprattutto per la città. La sovrintendenza naturalmente in questo caso ha svolto un'azione di supporto anche ai fini, diciamo, delle indagini di verifica sul valore di questi reperti e soprattutto sull'identificazione che ci consente oggi di acquisire al patrimonio, diciamo, della città due importanti testimonianze non solo artistiche, perché come avete visto si tratta di lastre in marmo di Valerio Villareale, ma anche importanti proprio come elemento simbolico nella storia della città, perché racchiudono in sé tutti quei fatti importanti che caratterizzano la storia di Caltanissetta nella seconda metà del Settecento e nella prima metà dell'Ottocento. Furto di ferro, fermati due quarantenni. A Licata, Antonino Monachello, 43 anni, e Angelo Trupia, 45, sono stati fermati nelle prime ore della mattinata dai carabinieri per furto aggravato in concorso. Entrambi sarebbero stati sorpresi in un'area di pertinenza della locale stazione ferroviaria, intenti ad asportare piastre in ferro, del peso complessivo di circa 10 quintali, su un'auto. Il materiale è stato consegnato all'ente proprietario, mentre i fermati sono stati condotti ai domiciliari a disposizione dell'autorità giudiziaria. Adesso parliamo di errori sul web. Le voci dell'enciclopedia online Wikipedia dedicate alla medicina contengono errori in 9 casi su 10. A fare le pulci a Wikipedia è uno studio realizzato da un team di scienziati americani e pubblicato sul Journal of American Osteopathic Association. L'enciclopedia online più diffusa al mondo contiene 30 milioni di voci in 285 lingue e gli esperti calcolano che fino al 70% dei medici e degli aspiranti camici bianchi la utilizzano. La ricerca ha analizzato una serie di voci di Wikipedia riguardanti 10 problemi di salute tra i più costosi per il sistema USA.
problemi come il mal di schiena e l'asma. I contenuti dell'enciclopedia sono stati confrontati in seguito con la letteratura medica ufficiale. È emerso che in 9 voci su 10 ci sono errori e imprecisioni. Da parte sua, Wikipedia si difende. La piccola dimensione del campione utilizzato dell'analisi non è rappresentativo. Vi lascio alla rubrica Salute e Benessere. Si parlerà di divorzio. L'informazione continua su tcsnews.tv. È possibile scaricare da tutti i dispositivi mobili l'app per iPad, iPhone e Android. Grazie per l'attenzione e buon proseguimento.